con Lapo Salvetti, capo allenatore dell'Enic Firenze, nella settimana che ci accompagna all'inizio della seconda fase, mini bilancio, prima parte della stagione forse anche un pelino sopra rispetto a quello che poteva essere il pronostico e anche forse il vostro obiettivo. Sì, più che altro siamo contenti della risposta che ci stanno dando i giovani, siamo contenti del lavoro in palestra che stiamo facendo, abbiamo un calendario molto fitto di impegni e cerchiamo, come abbiamo fatto nella prima fase, di non guardare troppo a obiettivi o classifica, l'obiettivo è cercare di migliorare i giocatori. Ora siamo in una seconda fase che è una fase molto importante perché ci sono due posti che concedono l'accesso a una fase interregionale. Però sappiamo che è molto difficile, le squadre che affronteremo sono squadre molto esperte, molto solide e quindi già a incominciare da sabato a Certaldo sarà veramente molto dura. Il regolamento della FIP Toscana prevede un gironcino a 8, giocate con i punti di sconti diretti della prima fase e giocate con le 4 del girone B, ovvero Carrara, Agliana, Certaldo e Prato. Voi iniziate con 8 punti insieme a Carrara ed Agliana. Se c'hai una tabella in testa, se è importante continuare a conservare il fattore campo che così importante è stato in questa prima fase del campionato. Diciamo che è molto difficile da decifrare la classifica dal momento che ci sono dei punti in questa classifica che però non vengono da scontri diretti tra alcune squadre, perché ci sono le squadre del girone A e le squadre del girone B, quindi noi non sappiamo in questo momento se le squadre del girone B sono più forti o più deboli di quelle del girone A. Sappiamo che è stato un girone molto equilibrato, anche il girone B, e sappiamo anche che queste quattro squadre sono state capaci di eliminare una squadra come Pallacanestro Empoli che sulla carta inizio dell'anno era favorita per vincere il campionato. Quindi diciamo che e anche le tabelle che magari in passato abbiamo cercato così di ipotizzare sono sempre saltate. Noi siamo andati a fare delle partite dove insomma a Siena senza Ravaglietti nessuno si aspettava che noi, nemmeno noi ci aspettavamo di vincere, invece abbiamo fatto una grande partita. Quindi noi siamo molto concentrati sulla prossima, che è una partita molto importante perché Certaldo è una squadra ben allenata, molto ben organizzata, laggiù è un campo difficile vincere, l'anno scorso ci abbiamo perso, quindi intanto pensiamo alla prossima partita, dopodiché vedremo con il passare delle giornate un po' com'è il livello del girone A rispetto al girone B, gli addetti ai lavori danno che il girone A è un po' più forte del girone B, però io assolutamente non mi fido perché nel girone B ci sono squadre che sono state capaci di fare, come vi ho detto, risultati molto a sorpresa. Nell'ultima partita di Val di Sieve eravate senza Filippi e Puccioni, due giocatori acciaccati che credo tu non abbia rischiato per l'ultima partita. Ti chiedo prima di tutto la situazione loro come stanno e anche la situazione di Carlo Santomieri che non lo hai avuto praticamente per tutta la stagione e invece potrebbe essere un'aggiunta d'esperienza perché mi dicevi che almeno un paio di settimane che è con voi e ha giocato qualche minuto anche a Val di Sieve. Sì, no, a Val di Sieve alla fine ha giocato una 15 di minuti, sicuramente è lontano dalla sua condizione ottimale, però con una settimana di lavoro in più in palestra speriamo che possa stare un pochino meglio. Puccioni non l'abbiamo rischiato, c'è un problema alla spalla però già dovrebbe allenarsi. Filippi ancora stiamo facendo gli accertamenti, però come dire confidiamo di recuperarlo sabato prossimo. Nel frattempo ci abbiamo anche le partite del campionato Under 20 che per noi è importante perché ci abbiamo la fase interzonale del 25, 26, 27 aprile, si è storto la caviglia Merlo, insomma abbiamo tanti impegni, abbiamo due mesi molto, molto impegnativi nelle prossime settimane, però ripeto, affrontando una cosa alla volta cercheremo di fare il nostro meglio e soprattutto lo affrontiamo con la fiducia che ci è data un po' dai risultati che abbiamo fatto in questi mesi, perché insomma la fiducia non nascondiamo che in questo momento i giovani sono cresciuti un po' e quindi hanno un po' più di consapevolezza dei propri mezzi rispetto a settembre. Nell'ottica della crescita dei ragazzi che fanno doppio impegno sempre Under 20 e Serie C, ti chiedo anche in maniera sintetica qual è l'obiettivo, visto che adesso siete alla seconda fase dell'Enic per questa seconda fase. L'obiettivo è intanto, allora, l'obiettivo è cercare di arrivare più in alto possibile sia con la Serie C sia con l'Under 20. Mettersi a far calcolo e scelte è una cosa che poi non ci porta assolutamente fuori strada. Diciamo in questo momento
per andare agli spareggi nazionali, ci credete a questo obiettivo? No, noi ci crediamo, ma ci credevamo anche l'anno scorso e poi non ci siamo andati. E ripeto, è difficile far calcoli. L'anno scorso, se penso all'anno scorso, in Toscana c'erano 14 squadre e c'erano solo 3 posti. Quest'anno da 24 squadre ci sono soltanto 2 posti. Quindi ci si rende conto che è veramente molto difficile. E quindi star dietro alle formule anche che la federazione ci presenta. Se penso che il campionato sardo ha 11 squadre sole, però ammette 2 squadre al girone interregionale come la Toscana. Cerchiamo di non starci troppo dietro, cioè noi siamo concentrati, siamo primi in classifica ora, o la Serie C, cerchiamo di andare a Certaldo a vincere, perché se vinciamo a Certaldo continuiamo a essere primi in classifica. Quindi facciamo una cosa alla volta e poi a maggio faremo i calcoli e vedremo a che punto siamo.